Allora, momento. Intanto Flower scrive: fa riflettere il fatto che i tuoi collaboratori non abbiano avuto il coraggio di riprenderti pur sapendo che avevi detto una cagata sul peperoncino. È il clima che vige qua, è questo, ragazzi. È un clima dittatoriale. È proibita ogni sussulto di personalità che non sia il mio. No, qualcuno però sta iniziando a insinuare il dubbio. Dice: ma Alessandro, non hai mai detto peperoncino? Mi sembrava strano. Non ce l'abbiamo il VAR? Scusate, come nel calcio, non si può riascoltare quello che ho detto. Talissone. Allora, a me non sembrava di aver detto peperoncino, ma siccome sto invecchiando, mi sto rincoglionendo, siamo magari che durante la ricetta. Secondo me è un filo prima. No, quando l'ho detto, se no, scusi. Eh sì, certo. Scusami. Risentiamo quello che è successo. Fai la pasta, allora, vuoi la ricetta? Manda veloce, Mauro. Guanciale. Allora, guanciale, fai il guanciale. La sugna del guanciale, il grasso, quello che rimane, quel liquido che il guanciale sprigiona quando inizia a cuocere, lo vai a mettere direttamente nell'uovo che stai sbattendo in una ciotolina con un accenno già di pecorino, pepe, sale, eccetera. Poi. Scusami. Prima quando? Prima della ricetta. Ah, guarda anche la Dani. Prima. Tutti dicono prima. Mauri, l'hai detto. Al VAR. Ma perché ho detto peperoncino prima? Vabbè, può e poi dico, vabbè. Aspetta, stiamo non intendevo quello, ragazzi. Si potrà sbagliare. Sì. Carbonara proprio senza cuore. No. Sei una carbonara che non aveva anima. Cosa aveva che non andava? L'uomo era tutto. Attenzione. Moscia. Ma no, poco peperoncino, poco guanciale. Eccolo! Okay. Beccato. Allora era effettivamente così. Scrivono. qui vai a vedere. Oh, vedi poi comunque com'è difficile anche fare il VAR. Quando si guarda le partite, uno dice: vabbè, ma non lo possono vedere. Ci sono tante cose che vanno valutate, eccetera. No, intendevo ovviamente il pepe. No, era una bella domanda quella di Walter, cioè ci potrà essere una giornata storta per un ristoratore, no? E quali sono i lavori dove la giornata storta la paghi cara? A parte quelli, ovviamente, non so, chirurgo, cardiochirurgo. Porca miseria. Una giornata storta, chiaramente. No, però rimanendo in quelli che non hanno conseguenze di questo tipo. Noi, per esempio, in radio ha voglia se possiamo permetterci giornate storte, no? Sì. Quante puntate brutte abbiamo fatto? Cioè, si fa prima contare quelle belle, o no? Io dico un terzo. La Madonna, dici che un terzo delle puntate che abbiamo fatto fanno schifo? No, dai, guarda che comunque siamo bravi a fare questo lavoro, tutto sommato siamo bravi. Dici un terzo? Sì. Cioè, un terzo vuol dire che ogni settimana noi facciamo 5 giorni a settimana. Un terzo vuol dire che sicuramente canniamo un lunedì o un martedì. Sicuro. Più. Allora, aspetta, forse anche un po' di più. Forse anche un po' di più. No, dai, un lunedì e mezzo vuol dire sbagliare. Sì, secondo me sì. Ogni tanto non entra il venerdì. No, dai, il venerdì è stupendo. Dipende dal venerdì scorso, ma che bello è stato venerdì scorso, ragazzi. Non quello vero, con vero. I fratelli di Innocenzo, quello prima ancora. Ma che venerdì clamoroso è stato. Sapete che sto iniziando a pensare a dei regali di Natale per voi a tema Eva Munter? Bello. Faccio dei gadget, delle magliettine, cose così. No, qualcuno giustamente, tanti ristoratori ci hanno scritto dicendo: porca miseria, mettetevi nei nostri panni. Certo che può capitare una serata sbagliata. La cosa brutta è che perdi completamente la fiducia del cliente. Scrivevano in molti dicendo: siamo sicuri che Alessandro in quel posto lì non ci tornerà mai. Provate a chiedermi se ci tornerò. Ci tornerai, Ale? Mai. Mai. No, è vero, ci sta. No. Perché comunque sia, sì, tu vai lì, c'è uno scambio di soldi in cambio di cibo e fiducia. Se quella fiducia lì viene tradita, effettivamente il cliente non si sente più portato. Anche se, allora, se è la prima volta, non so come vi comportate voi, se è la prima volta che vado in un ristorante e mangio male, è probabile che non ci torno più. Se vado in un ristorante dove tendenzialmente mangio bene, una volta mangio malissimo, tanti miei amici tendono a dire: no, è peggiorato, non torniamoci più. E lì dice: ragazzi, porco Giuda, scusami, se 10 volte abbiamo mangiato bene, una no, diamogli ancora una speranza, cioè torniamo ancora una volta. Se 2 volte poi non mangi bene, e lì diventa. Lì però diventa, scusa, difficile. In questo secondo caso tu non chiederesti in cassa: ma giusto per informazione, ma avete cambiato il cuoco? È cambiato qualcosa? Io lo chiedo. No, lo capiscono che stiamo andando a indagare sul fatto che faceva cagare quello che abbiamo mangiato. E, ecco, ripeto, c'è anche la scuola di scusa, cioè, perché?
anch'io sono come te, c'è anche la scuola di chi dice però aiutate il ristoratore quando vi chiede tutto bene, ditegli cosa non andava. Io non avrò mai il coraggio di dire qualcosa lì. E infatti anche ieri tutto bene, benissimo capo, benissimo alla grande, forse la carbonara più buona che ho mai mangiato in vita mia. Non lo so, non ho cuore di andare a mettermi lì. Secondo me non si fa. Anche secondo me non si fa. È sempre, guarda, è sempre il grandissimo scontro che secondo me in questi tempi è sempre più acuito. Sembra un discorso che oggi stiamo... Di cosa state parlando oggi? Ah, di carbonara, ristoranti, così. No, il tema è un altro. È ideologia contro realtà. Cioè l'ideologia ti dice, allora, se una persona ti chiede come hai mangiato nel mio ristorante, tu gli devi dire male, perché non andava bene questo, perché dal punto di vista etico gli stai facendo un favore, così. La realtà non va mai così, secondo me. No? Non sono tanto d'accordo, soprattutto se uno ti fa la domanda vuol dire che è disposto a sentire la risposta. Poi non è che tu necessariamente debba dirgli faceva schifo, puoi anche dirgli ma guarda, questa è in teoria, però questa è in teoria. Nessuno è disposto a sentire la risposta vera. Ma ti dico la verità, anche quando uno dice come va, io spero che tu mi dici bene, tutto bene, grazie. Cioè non è che poi c'è proprio voglia di stare bravissimo a sentire. Io ti rispondo Fosca, quando noi ti chiediamo lo so, e questo è un problema, però, cioè, quando noi ti chiediamo Fosca come stai e tu però scusami, se dopo 5 anni ancora mi chiedi come va. No, hai ragione, ma se dopo 5 anni ancora tu mi chiedi di dire al ristoratore che faceva cagare la carbonara, ormai ci conosciamo, dobbiamo accettarci per quello che siamo. È vero, hai ragione. 347-342-5220, se volete insegnarci a vivere, potete farlo a questo numero di telefono. Noi vi mettiamo The Weeknd, Dancing in the Flames, su Radio DJ.